Buongiorno, ben ritrovato Fabio. Buongiorno ai telespettatori e a voi della redazione. Innanzitutto vogliamo partire con una spiegazione se semplicemente Archegos Capital è stato sfortunato o ci sono dei problemi molto più importanti sia ovviamente a livello di regolamentazione ma anche ecco, a livello di scelte delle banche. Allora, questo è uno dei canarini nella miniera, per così dire, che stanno mandando dei segnali d'allarme al settore finanziario, all'architettura finanziaria internazionale. Archegos, innanzitutto, non è esattamente un hedge fund, anche se utilizza strategie tipiche degli hedge fund. Archegos è un family office. Che cosa significa? Significa che è un'entità che gestisce i patrimoni di alcuni individui o famiglie e quindi è molto libero nel suo assetto regolamentare perché non è sostanzialmente supervisionato dalle autorità di mercato. È successo, diciamo così, perché Archegos ha avuto questa libertà? Beh, perché in teoria utilizzava solo i fondi di investitori molto ricchi, quindi molto consapevoli dei rischi, e aveva assunto questo assetto istituzionale, non essendo un hedge fund regolamentato o comunque controllato, perché il suo gestore aveva avuto dei problemi di insider trading, era stato condannato, multato e quindi per continuare la sua carriera aveva utilizzato uno strumento in cui le autorità di mercato non possono mettere il naso e un'entità che non deve fare dei reporting pubblici. Ciò detto, utilizzava appunto strategie tipiche da hedge fund. Che cosa significa? Significa che sono posizioni rischiose, magari long short equity, in cui si comprano le azioni di una società, si shortano quelle di un altro, in modo da poter lucrare sulla differenza degli andamenti di questi due titoli. Per fare questo ci si serve di prestiti che vengono concessi dai cosiddetti prime broker, cioè da intermediari finanziari che possono essere banche blasonate come Goldman Sachs, Credit Suisse, Nomura, eccetera, eccetera, o altri soggetti. Quindi, per riassumere, un'entità come Archegos ha un capitale di 10 e riesce a prendere posizioni del valore totale di 100, a volte anche 200 miliardi, perché utilizza in modo molto aggressivo la leva finanziaria, vale a dire i prestiti che gli vengono concessi Ecco, dalle banche o da altre entità. però qua un punto importante che hai giustamente menzionato, e cioè nel 2012 lo stesso Bill Hogan è stato multato del SEC, appunto 44 milioni di dollari di multa per frode criminale. E naturalmente è estremamente interessante capire come mai banche, asset manager come Credit Suisse e Nomura sono coinvolti o si fanno coinvolgere con tipo di investimenti che tra l'altro non sono anche chiari quanto esattamente hanno come dire, dato a Archegos Capital, visto tutto ciò che è accaduto nel 2012, perché già ha un track record, se possiamo chiamarlo, un po' negativo. Allora, il motivo per cui poi questi individui dal passato poco commendevole riescono comunque a operare sui mercati è che pagano delle fees agli intermediari.
Quindi, ad esempio, Goldman Sachs per lungo tempo aveva evitato di fare di avere Archigos come cliente, poi vedendo che i concorrenti incassavano laute provvigioni da queste strategie, non so se ho torto collo, ma in ogni caso ha cominciato a mettersi al servizio di Bill Wang e quindi è rimasto coinvolto. Ora, il problema è che questi personaggi, una volta che vengono sanzionati per manchevolezze gravi dalla SEC o dalle autorità di vigilanza oppure dal sistema giudiziario, non dovrebbero più essere nella posizione di gestire patrimoni. Una cosa del genere deve essere vietata e non si capisce perché questa semplice regola non venga applicata sui mercati. Per fare un'analogia, se un medico commette qualche reato, viene radiato dall'albo. Questo avviene in Italia, in Germania, in America, ovunque, e quindi non può più svolgere la professione medica. Non si capisce perché nei mercati finanziari questa semplice regola sembra di difficile implementazione. Tornando un po' alla questione di che cosa sta succedendo nel mercato, allora, il problema da dove origina, se dobbiamo credere ai resoconti di stampa, origina dal fatto che Archigos aveva preso delle posizioni aggressive su Viacom. Viacom è un titolo che è in bolla, dal mio modesto punto di vista. Quindi è triplicato in tempi molto brevi, il prezzo è triplicato in tempi molto brevi, e sfruttando questo exploit sui mercati, Viacom aveva presentato un piano di ulteriore espansione, di fronte al quale il mercato ha cominciato a nutrire dubbi. Quindi coloro che avevano scommesso su questo piano, gli investitori che avevano scommesso su questo piano, si sono trovati invece presi alla sprovvista, perché il titolo ha vacillato. Da questo smottamento è nato il problema di Archigos, che evidentemente aveva preso una posizione su Viacom molto aggressiva, molto levereggiata, molto a leva, e quindi coloro che avevano prestato i soldi per mettere in piedi questa posizione hanno chiesto a Bill Wang di rientrare, da cui, da questa situazione, siccome Archigos non aveva capitale, si sono trovati costretti a vendere, quindi a smontare la posizione, inondando il mercato di azioni Viacom e di altre società, perché erano quelle, era il grasso che era rimasto attorno all'osso di intanto di Intanto stiamo facendo vedere sia Viacom, CBS che Discovery, tutti e due tra l'altro in fortissimo recupero. Oggi Viacom guadagna circa il 6%, invece Discovery 8,5% di rialzo. Però vorrei focalizzarmi un attimo sul comparto bancario. Potrebbero esserci delle ripercussioni di medio-lungo termine per le banche coinvolte ovviamente con Archigos, o non c'è questo pericolo? Ma qualche perdita probabilmente la subiranno, sono state inviate comunicazioni ai mercati e ai media da parte di alcune banche, Credit Suisse e Nomura in particolare, in cui si allertava ad una potenziale perdita. Non sembrano
ordini di grandezza tali da preoccupare la stabilità del settore bancario, ma quello che preoccupa è che la combinazione di una bolla su tanti mercati e di una leva eccessiva anche di soggetti relativamente piccoli come poteva essere Artigos stanno alimentando una combinazione tossica di rischi e di fragilità finanziaria di cui i regolatori dovrebbero farsi carico, purtroppo. Ecco. Così come i regolatori sono le banche centrali in molti casi e le banche centrali sono le istituzioni che stanno alimentando la bolla, c'è una riluttanza ad agire e a esercitare con determinazione i poteri di vigilanza perché si ha paura di mettere a rischio questo castello di carte. Sì, però qua si tratta di un family office, quindi forse anche giustamente o meno, non lo so, ce lo dici tu, è che ci sia meno regolamentazione e soprattutto accountability nei confronti dei regolatori, o no? Allora perché allora, se no è family office, no? Sì, ma io quando ho lavorato tra i regolatori, quando ero al Dubai International Financial Office, Financial Center, lì c'erano due tipi di family office. C'era il family office che effettivamente gestiva solo i soldi di una famiglia o di un individuo e quindi nel caso perdeva il capitale erano problemi dell'individuo o della famiglia immediata. Diverso il caso in cui questi family office sono di fatto dei gestori patrimoniali, cioè non gestiscono solo i patrimoni di un individuo, di una famiglia, ma cominciano a chiedere, a andare in giro e a chiedere di gestire anche i patrimoni di altri soggetti e di altre famiglie. A quel punto praticamente si mette in piedi una gestione patrimoniale del risparmio totalmente in barba totalmente alle regolamentazioni. Ok, quindi in più poi queste entità hanno la possibilità di mettere in piedi operazioni ad altissimo rischio. Perché appunto con una leva spropositata e con strategie abbastanza rischiose cercano profitti di natura molto azzardata. Naturalmente. Beh sì, abbiamo fatto il punto su un argomento davvero davvero importante perché ancora questo venerdì non capivamo che cosa stesse accadendo con per esempio Baidu, Alibaba e soprattutto Viacom e Discovery, perché effettivamente le vendite erano un po' anomale in quanto non legate a motivi fondamentali. Ringrazio Fabio Scacciavilani, economista e asset manager, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di questa giornata.